Due interessanti spunti sono arrivati dagli anticipi che hanno aperto la sesta giornata del campionato di Serie A. A Palermo la Juventus vince di misura per 1-0 contro i siciliani, esprimendo un gioco a tratti deludente e che fa venire più di una pelle d'oca per il tecnico bianconero Allegri. Il solo gol di Goldaniga galvanizza una serata certamente non esaltante. Invece lo è stata per il Napoli, gli azzurri di Sarri vincono al San Paolo strapieno di tifosi che sono tutti uniti con il tecnico Sarri e vincono 2-0 contro il Chievo Verona grazie alle firme di Gabbiadini ed Amsic per l'attaccante partenopeo schierato sin dal primo minuto, una serata da ricordare. Per quanto concerne invece le partite in programma nella giornata di domenica, attenzione per la Roma impegnata nella difficile trasferta di Torino, così come per le milanesi Inter in casa contro il Bologna e Milan in trasferta a Firenze. Il Sassuolo cerca il riscatto dopo la sconfitta subita a Verona ad opera del Chievo. Per quanto riguarda le altre sfide da ricordare, Genoa-Pescara, Lazio-Empoli, Crotone-Atalanta e Cagliari-Sampdoria.